Siamo qui dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti per un incontro con l'autore organizzato dal Liceo Classico Marco Terenzio Varrone e abbiamo qui un ospite d'eccellenza, il dottor Girmenia, che ci presenterà il suo libro Eutanasia Nazista. Dottor Girmenia, cosa l'ha spinta a scrivere circa un fatto storico così delicato e in un certo senso che passa ancora inosservato? Tu sei uno studente del liceo classico, il liceo classico l'ho fatto io circa 40 anni fa, più di 40 anni fa sono uscito, fa molto piacere che oggi c'è questa possibilità di incontrare degli studenti che si preparano alle scelte decisive della loro vita ed è per questo che ho accolto con grande simpatia l'invito che mi è stato rivolto dalla vostra professoressa di essere qui per presentare qualche cosa di questo libro. Perché quest'opera? Quest'opera nasce da un triennio di ricerca fatto presso l'Università Campus Biomedico che mi ha ospitato per 3 anni per effettuare queste ricerche piuttosto difficili dal punto di vista bibliografico, per approfondire un tema piuttosto sconosciuto nella storia del Novecento, e cioè mentre si parla molto giustamente dell'Olocausto ebraico, si parla molto delle persecuzioni subite da moltissime minoranze in occasione della Seconda Guerra Mondiale, è molto più raro trovare qualche libro, qualche documento storico su questo episodio, che è quello della eliminazione dei malati mentali e dei disabili nella Germania nazista. Un argomento molto difficile da affrontare, soprattutto perché oggi l'eutanasia viene presentata in una chiave quasi positiva, nel senso che viene presentata come l'ultima frontiera dei diritti civili e non viene ovviamente evidenziato il fatto che in altri contesti storici l'eutanasia è stata usata esclusivamente per eliminare diversi, persone deboli, persone malate. Su questa ambiguità è nato il desiderio di approfondire questo tipo di indagine su un periodo storico piuttosto sconosciuto. Lei ha condotto indagini anche a livello psicologico e psichiatrico sui carnefici dell'Axion T4 e crede che i risultati delle indagini sui carnefici, appunto, dell'Axion T4 possano essere applicati oggi a membri di organizzazioni fondate su una scala gerarchica? O è impossibile raggiungere di nuovo tali picchi di alienazione? La cosa che più colpisce nell'esaminare i documenti è la massiccia adesione di intere categorie professionali a questo volere di Hitler, e cioè alla eliminazione dei disabili e dei malati mentali per fare una razza pura, una razza sana, una razza che avesse le caratteristiche atte a dominare le altre razze, un programma molto chiaro contenuto nel Mein Kampf di Hitler. La cosa che più colpisce è che, per esempio, la stragrande maggioranza dei medici tedeschi non ha avuto nessun dubbio e si è schierata in blocco con Hitler. Si è schierata in blocco, ha aderito in massa a questo programma di eliminazione. E senza ovviamente l'adesione di medici e di infermieri, Hitler difficilmente avrebbe potuto realizzare questo tipo di progetto. Ma cosa si nascondeva dietro? Si nascondevano essenzialmente due cose. Da una parte, non vedere i malati che non si possono curare, e cioè i bambini con la sindrome di Down, oppure i malati mentali che all'epoca ovviamente avevano una prognosi estremamente infausta. E di solito li allontanava dalla circolazione, nel senso che i malati mentali venivano chiusi in manicomi dove, fuori dalla vista di tutti, trascorrevano la loro vita chiusi in condizioni pessime. Lo stesso dicasi per i bambini, per esempio, handicappati, che non ricevevano nessun tipo di assistenza da parte della società. I medici erano convinti che, eliminando questa che veniva considerata una zavorra, il popolo tedesco avrebbe migliorato la sua salute genetica e ovviamente sarebbe stato ancora più idoneo a svolgere la funzione di guida nel delirante progetto di superiorità della razza ariana che Hitler ha messo in piedi. Per quanto riguarda questi aspetti psicologici, la cosa che più colpisce è l'assoluta freddezza che i carnefici hanno mostrato
nel non avere nessun dubbio e nessun sentimento di pietà nei confronti di persone malate, deboli e che non potevano ovviamente difendersi. Quindi questo colpisce ed è un campanello d'allarme per sempre, non solo per il periodo che abbiamo visto interessarci, ma anche per l'oggi. Anche oggi le persone più esposte alle sofferenze e alla violenza sono sempre gli anziani, le persone disabili, le persone che vivono in condizioni di povertà. Non è cambiato assolutamente nulla, sa a noi, sa a voi, vigilare sempre. Nel libro si parla anche di negazionismo. E com'è possibile, secondo lei, che a 70 anni dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale ci siano ancora persone o gruppi che tentano di insabbiare o comunque di nascondere quanto accaduto? Per quanto riguarda l'eutanasia nazista, paradossalmente assistiamo a un fenomeno ovviamente che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che nessuno ne parla molto volentieri, mentre col passare degli anni, grazie ai grandi processi che ci sono stati anche nella Germania negli anni 60, è emersa la verità per quanto riguarda i campi di concentramento in cui erano rinchiusi soprattutto ebrei, zingari e slavi. Per quanto riguarda l'eutanasia, ovviamente c'è stato un forte occultamento della verità. A nessuno piace ammettere che sono stati eliminati dei bambini handicappati o dei malati mentali. Nonostante questo, è un po' trasversale questo silenzio, questo colpisce, cioè è qualche cosa che va anche al di là delle categorie politiche. Oggi nessuno vuole scomodarsi più di tanto nel criticare l'eutanasia, nel momento in cui, come dicevo prima, l'eutanasia spesso viene presentata come qualche cosa che è un diritto un po' della persona sofferente, è un diritto della persona poter staccare la spina quando desidera. Ricordiamoci che l'eutanasia nazista non è niente di tutto questo, è una uccisione deliberata di persone deboli, incapaci di difendersi e che con una abilissima strategia sono state fatte sparire letteralmente dalla circolazione. Quindi questo qui è un ulteriore, come dicevo prima, campanello di allarme per l'oggi e per proprio la storia. Cioè la storia è sempre qualche cosa che poi deve essere un po' riscritta alla luce anche di una verità che deve essere una verità di principi che non devono mai essere ovviamente negoziabili. Uno dei principi fondamentali appunto è quello della difesa della vita e delle persone più deboli, uno dei doveri ovviamente dell'arte medica. Proprio parlando di persone più deboli, di malati, scrivendo questo libro e mettendo a disposizione le sue ricerche, pensava che avrebbe potuto apportare qualche cambiamento alla coscienza attuale riguardo i malati e le strutture che li ospitano? Di solito quando uno scrive un libro parte con grandi speranze e poi piano piano uno deve un pochettino fare marcia indietro. Non mi illudo più di tanto, nel senso che non credo che più di tanto riusciremo a cambiare le cose grazie a un libro, però è già qualche cosa l'incontro con voi studenti per una riflessione che riguarda soprattutto voi che vi preparate a entrare nel mondo degli adulti a tutti gli effetti, con tutti i diritti civili, quindi con il voto e con decisioni che ovviamente devono essere sempre valutate alla luce di quello che è la realtà che abbiamo intorno, della storia che voi ovviamente conoscete, in modo che il cittadino possa dare un giudizio orientato, critico, chiaro, lucido, sempre, a maggior ragione soprattutto in un momento come questo in cui ovviamente abbiamo una grandissima difficoltà a discernere la realtà per via della sua complessità, per via dell'intreccio profondo che esistono tra le varie cose e per via anche della manipolazione che spesso le coscienze rischiano di subire. Quindi il desiderio di chi scrive un libro è sempre quello di influenzare la realtà e da lì è ovviamente quello un primo gradino per poi ovviamente trasferire il tutto a altre coscienze e a altre riflessioni. Ringraziamo il dottor Girmenia e qui dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale è tutto.